Ciao a tutti, sei cose che accadranno quando l'universo vorrà che tu stia con qualcuno. La legge di attrazione. I segni della legge di attrazione. Allora, prima di affrontare il tema, però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale. Seguimi su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema, veniamo al tema. Sei cose che accadranno quando l'universo vorrà che tu stia con qualcuno, la legge di attrazione. Allora, quando si manifesteranno degli eventi, quando si manifesteranno delle situazioni per cui l'universo, tra virgolette, vorrà che tu stia con qualcuno, vorrà che tu abbia una relazione, interessante con qualcuno, accadranno delle cose, ci saranno dei segni, perché l'universo comunica. E non è che noi non... Non è che esiste un destino, però ogni volta che si creano le cause e le condizioni, anche a livello, e soprattutto direi a livello karmico, noi entriamo in uno stato in cui le cose che devono accadere iniziano ad accadere, le cose che devono manifestarsi iniziano a manifestarsi. Per cui tu potrai, tra virgolette, piano piano iniziare a intraprendere un percorso nuovo, riuscirai a intraprendere una situazione diversa e riuscirai a far sì che piano piano le cose capiteranno e ci saranno dei segnali inequivocabili, diciamo, che questa persona è la persona giusta. Non sarà magari la persona giusta in assoluto, perché dobbiamo sfatare un po' il mito della fiamma gemella dell'amore che dura per sempre. Abbiamo visto che gli amori non durano per sempre. Possono anche durare, tra virgolette, per sempre, cioè per un periodo di tempo lungo. Però l'universo ti segnala che questa persona è la persona più adatta a te in questo momento. Poi, quello che capita, la vita è impermanente, quello che capita nel prosieguo della vita non lo sappiamo, non sappiamo cosa può succedere, non sappiamo quali sono le situazioni, quali sono le condizioni per cui tutto può capitare, tutto può succedere, ma bisogna mantenere, diciamo, tra virgolette, la propria centralità, cioè essere centrati su se stessi e quindi iniziare a capire che noi possiamo ottenere, diciamo, questi segnali. Bisogna imparare a coglierli. Quali sono questi segnali? Allora, il primo segnale è che con quest'altra persona hai un percorso simile, hai delle grandi affinità, non tanto da un punto di vista di vita passata, ma da un punto di vista attuale, cioè siete sulla stessa lunghezza d'onda, siete, per così dire, tra virgolette, fatti l'una per l'altra, avete interessi in comune, percepite il mondo, sentite il mondo, vedete il mondo, osservate il mondo nello stesso modo, cioè avete una visione della vita comune, avete un sentire, proprio delle sensazioni che sono simili, sensazioni anche proprio fisiche, avete delle percezioni che sono simili. Una visione di vita comune, un sentire comune. Ecco, questo è l'affinità. È un'affinità, tra virgolette, elettiva. Ci sono... E questa cosa si percepisce perché l'essere umano non comunica soltanto attraverso il linguaggio verbale, non comunica neanche soltanto attraverso il linguaggio non verbale, ma comunica soprattutto attraverso quello che è il linguaggio. Diciamo il linguaggio analogico, il linguaggio energetico, se vogliamo, possiamo anche dire il linguaggio energetico. Quindi questo è fondamentale. Quindi,
Quando percepisci che c'è una situazione di questo genere, è probabile che quella persona sia la persona giusta per te. Un secondo segnale, una seconda cosa che accadrà quando l'universo vorrà che tu stia con qualcuno, è che sentirai un senso di fiducia in quest'altra persona. Cioè ti fiderai dall'inizio fondamentalmente, il che non significa che devi subito, ogni volta che senti questa sensazione, dare tutto di te, ma è una sensazione che senti, che devi prendere atto che l'hai sentita. E poi, andando avanti le cose, avrai anche modo di confermare questa situazione come si è verificata all'inizio. Quindi questo senso di fiducia non andrà disatteso, ma anzi, nel tempo andrà a solidificarsi, andrà a, diciamo, a conclamarsi. Ecco, questo è un altro. Un'altra cosa molto importante che ti fa capire che c'è veramente questa affinità elettiva, che questa persona è la persona giusta per questo periodo, per questo percorso di vita comune con te. Terzo segnale, sesta cosa, diciamo, che accadrà quando l'universo vorrà che tu stia con qualcuno, è che non dovrai deviare dal tuo percorso, non dovrai cambiare i tuoi obiettivi di vita. Anzi, entrando in contatto con questa persona, passando del tempo con questa persona, capirai che questa persona ti potrà, come dire, sincronicamente, aiutare a raggiungere tu i tuoi obiettivi di vita, a diventare, diciamo, possiamo dire, usando questa terminologia, la miglior versione di te stessa o di te stesso, perché mutatis mutandis vale, diciamo, sia per gli uomini che per le donne. Ecco, questo è un altro punto molto importante, perché chi ti vuole cambiare, chi vuole farti deviare dal tuo percorso, chi vuole proporti i suoi obiettivi, chi si comporta in questo modo, guarda, posso garantirti che sicuramente non è la persona giusta, non è la persona che va bene per te. Perché la persona che va bene per te non è quella persona che ti vuole cambiare, non è quella persona che ti vuole stravolgere, ma è quella persona che ti dà ciò di cui tu hai bisogno. E quarto punto è questa persona è attratta da te non soltanto dai tuoi punti di forza, ma anche da quelli che per certi versi potresti concepire come difetti fondamentalmente e ti incoraggerà comunque a superare, a brillare di più, ti incoraggerà a diventare una persona migliore, a diventare sempre più forte, sempre più potente e una persona migliore. E poi ci sono delle sensazioni propriocettiva, ad esempio, a un certo punto non puoi immaginare questo momento della tua vita senza di lui o senza di lei. Diventate quasi un qualcosa di unico, insomma. E ripeto, non è detto che sia per l'eternità, ma è la persona più giusta in questo periodo, quindi è proprio una sensazione. E poi con questa persona c'è anche un forte legame passionale, ma non è una relazione basata sulla sessualità, anche se la sessualità, è un qualcosa che funziona con questa persona. Ecco, questi sono sei segnali che l'universo ti manda quando vuole farti capire che questa persona è la persona giusta per questo momento specifico della tua vita. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, ovviamente su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati. Mi raccomando, anche iscriviti al canale. Iscrivendoti al canale, attiva anche la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Bene, e per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.